Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di una nuova serie, quella dell'attacco dei Gigantimax, che con il buon Claudione, il nostro grafico di fiducia, che ringrazio ancora una volta per aver prodotto una grafica veramente eccezionale, bellissima e che ha delle chicche stile Grimmsnarl Gigamax Similaren, ragazzi fantastico, abbiamo pensato e preparato da un po' di tempo. Innanzitutto, da cosa si differisce questa dalle altre serie del canale? Winstreak vi porto 10 partite per valutare sul lungo periodo, così come bisogna fare un team. In Stranger Teams vi porto cose strane, anche magari a discapito di perdere qualche punticino. Un Free Battlespot che invece si propone come l'unità base, il video classico di ogni canale che fa competitivo. Cosa ci fa l'attacco dei Gigantimax? Nell'attacco dei Gigantimax io vi porterò solo ed esclusivamente team che dal mio punto di vista sono buoni, veramente, competitivamente straforti. Non che gli altri video che vi porti siano dei troiai, ma che gli altri magari li proviamo insieme. Questo, secondo me, è un team che a vederlo, l'ho anche provato un pochino, mi sembra valido, perché ha la componente Trick Room con Atenarin di Torkoal, ma allo stesso tempo anche Vileplume Torkoal per poter fare After You. Abbiamo Aulusha, insomma, è un team bello strutturato, un team che potremmo portare ad un torneo. Quindi prima particolarità di questa serie. La seconda particolarità è una bella grafica che scoprirete man mano che le varie partite saranno o vinte o perse. Mi spiego meglio. Ho voluto sfruttare il dualismo, ovviamente, viene bene, viene facile, con l'attacco dei giganti, con le forme Dynamax e le Gigamax quando verranno implementate nel Battle Spot, perché noi con un team forte del genere vogliamo fare 3 vittorie. E allora mi sono detto, attacco dei giganti, 3 vittorie, 3 muri. Beh, facciamo una bella grafica. Ogni volta che andremo a vincere una partita sfonderemo un muro. Il nostro primo muro è il Walzarina, così come l'ha voluto chiamare il buon Claudio. E poi l'obiettivo sarà quello ovviamente di sfondare tutti e 3 i muri, tutte e 3 le partite, o eventualmente 2, se saranno molto lunghe, che andremo a fare nel corso di un video per cercare di completare il nostro attacco dei Gigantimax. Beh, se vogliamo è anche una motivazione un po' ludica, un po' fine a se stessa, ma del resto io cerco sempre in ogni maniera di portarvi qualcosa di nuovo sul canale, qualcosa che vi culli un pochino anche l'aspetto grafico e l'immaginazione, come in questo caso. Facciamo un gioco. Portiamo dei team forti e proviamo a farci 3 vittorie, facendo finta di rompere i 3 muri che ci dividono dal cuore della competitività cittadina, chiamiamola così. Detto questo, ragazzi, io vi chiedo, se volete premiare i nostri enormi sforzi, soprattutto quelli di Claudio, perché non ha dormito una settimana per fare una grafica del genere, lasciate un bel mi piace, il cappuccio va via, chi se ne frega, commentate cosa ne pensate, se vi piace, se la seguirete, se vi piace un'idea del Kaiser, oppure iscrivetevi, ecco perché no, questa è un'ottima idea, siamo vicini ai 50k, al canale, se per l'appunto volete aiutarmi a raggiungere questo traguardo, che qualche settimana fa, qualche mese fa, sarebbe stato assolutamente super impensabile. Inoltre in descrizione trovate tutta una serie di cose, link a pumpling.com dove c'è il codice sconto Pardini del 20% e tante altre cose, TP e i miei social. Ma adesso, concentrazione, ci giochiamo un bel Sun, ci avviciniamo al Walzarina. Vogliamo buttarlo subito giù, giusto? Non fatevi impressionare da 4186, Stranger Teams più 3 partite che ho perso io testando una cosa ed una disconnessione mi hanno fatto cascare nel profondo rosso. Quindi non tranquilli, Pardo ritornerà in super altra ladder, spero presto, molto presto. Allora, Bravia, Riexka, Grimmsnarl, Arcanine, Rotom, Appleton. Bene. O vado di lead Atenarin DD Torkoal, oppure vado di Escadrill in DD. Potrebbe essere Sudisha come lead. Dovrebbe essere veramente molto figo.
Allora, proviamo con... Oh. Non so se buttarci dentro esca, sapete? No, ci butto dentro Valtrum, dai. Oh, me l'ha prese male. Maremma cane. Veloce, 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 veloce. Oh, meno male me ne sono accorto. Capite come si fa a fine 4000? Così. Allora, qui follow me trick room. Non è che c'ho da girarci molto intorno. Musichina di Rose poi perfetta, ragazzi, per l'attacco dei giganti. Grimmsnarl farà probabilmente un light screen. Dice, come la blocchi te la Trick Room? Faccio frana! Poi non so se avete notato la Dea Fortuna, no? Ci fa evitare con IVD e non con Atenaria. Grazie! Grazie! Bravo! Finalmente! Spettiniamolo! Andiamo a risalire un pochino, perché ragazzi, visto, no? È terribile. Io penso che lui possa mettere tutte le light screen che vuole, ma esca di viene giù. Dovrebbe fare light screen più Dynamax Torkoal, allora regge. Però muore Grimmsnarl. Vediamo con chi entra. Bom. Tanto lo salutiamo. Harkonnen. Io dico che anche se Dynamax mo potremmo fare molto male. Non Dynamax. Bello, perché l'attacco dei giganti non Dynamax, non io né lui. Ah,
Vediamo quanto facciamo a danno. Buon danno. Per essere resistito è un buon danno. 3 blitz, salutiamo Atenari. Ora noi dietro abbiamo Viplum, eh. Non è bellissimo. Light screen è resistito, fargli 40. Buono, ragazzi. Bravery. O Dynamax su Viplum. Pensate voi che schifo che mi tocca fa. Se non arrivo al prossimo turno. Potrei non arrivarci comunque. Guardate che schifo mi tocca fa. Anche solo perché così lui, che faccia Brave Bird o che faccia Flare Blitz, per farmi fuori Viplum, anche mettete proprio muore, prende uno sbotto di rinculo, perché sono tutte e due mosse da non recoil. Sentite cosa mi tocca pensare per provarla a vincere. Buono. E poi ci boostiamo l'attacco speciale se andiamo di Z a veleno. Bacca. No. Bon, è sotto sole. Morto. Va bene, va bene. Ora c'ho Eruption single target su Bravery, che se non gli entra doppia abbiamo vinto. Sash Bravery. Davide Bellino, eh? Partirà lui. Che dico, abbiamo vinto. C'ha la Dynamax. Doveva entrare la Z per lì. Vabbè. Vabbè, lo accetto. La frana iniziale me l'aveva fatta prendere male, ma alla fine della fiera non l'ha rubata questa, lui se la vince. Però vediamo, eh. Che ancora non è detto. Insomma, di Eruption e single target gli facciamo un bel po'. Non gli entra Max Guard. Il problema qual è? Che ora lui mi fa male, ragazzi. E io sono Choice. E la Canon invece è un oggetto meraviglioso che costa poco e può permettersi di spengersi. Mi vuol far finire pure Ozol. Non c'è nemmeno bisogno, onestamente. Crit? No. Sì, no. Ciao. Non abbiamo giocato bene. Non abbiamo giocato bene. Questa la vince meritatamente lui. Fa Brave Bird. Anzi, ora dovrebbe quasi rifare Protect lui. Così mi sta le pp. Peccato, mi aspettavo un debutto diverso per l'attacco dei giganti. Brave Bird è a più uno. Fare fa. Se non gli si facesse, ma non muore mai nella vita, ragazzi. Troppo bassa la potenza.
Ta-da! Ta-da, ta-da, ta-da! Ta-da! Sono tornato! Vabbè. Poi dici c'ho un mal di gola, ci credo. Niente. La breccia sul Wolves Arena lo faremo il prossimo match. Non ha rubato niente. Forse non dovevo portare Vileplume. A me non mi dispiace. Vabbè, ma non è morto nessuno. Se non il mio ranking. Sempre più giù. Madre de Dios! Andiamo avanti. Sono fiducioso. Andiamo avanti. Abbiamo trovato già un avversario. Decimillesimo, va bene? Ma se non batto lui, ragazzi, mi ritiro in Cambogia. Ecco, occhio, perché io Steam Mirror invece non li gradisco. Quindi la Cambogia si avvicina. Per Pardini. La Cambogia si avvicina. Ciao Cambogia, arrivo, oh, sono il Pardo. La Cambogia. La Cambogia. Va il Plum. Micilidda di sicuro. Maremma cane. Ho fatto un all-in, ragazzi. Povero veleno. Mi l'ho infamato, nel senso che è 10.000. Ho detto. Questa va benissimo, a meno che non lì di Rhyperior. Zan zan. Ora io però non voglio. Veleno, se sei italiano e segui il canale, mi spieghi perché hai fatto questa lead? Perché se io lido Vileplume Torkoal, figlio mio, faccio Sleep Powder su Rhyperior Eruption e la partita è finita. Possiamo dire. Io non... come dire, non critico nessuno, eh! Avessi fatto una lead del genere, ci poteva stare, la stavo per fare. Ho detto però, boh, mi lidda di Vileplume anche lui per sfruttare il mio sole. Ho avuto quella paura lì. Anche qui, io spero tu non abbia messo trick. Ok. Poi se ne parla nei commenti, magari mi sfugge qualcosa. Beh, la maxi era al Rhyperior, probabilmente.
Mi va bene. Mi va bene. Anche se mi fa doppia kill, se io me ne vado con Bronzong che dorme, mi va bene. No, ok. Non me la sento di rischiare onestamente un'altra sleep powder. Non me la sento. Ritira il Dynamax. E ritira anche Bronzo. Qui protegge come immaginavo. Deve provare a mettere Trick Room. Se a questo punto se la mette tolgo l'Oara. Oh, Rindoberry, perdonatemi la tossina, ma sto abbastanza malino. Che se sotto sole fa anche un bel po' a Bronzong. Buon danno questo. Mi aspetto un Bronzong che si svegli ovviamente subito, ha dormito del resto un turno, quindi può già svegliarsi, lo farà. Io sono sempre molto ottimista, ragazzi, ma purtroppo di Mold Breaker su Bronzong. Di Higher Power con Mold Breaker. Ignoriamo quindi la levitazione. Partita vinta senza Dynamaxare, ma insomma, dopo una lead ma un po' spaventato, perché Rhyperior mi poteva spaventare se avessi missato uno Sleep Powderino, e che non mi aspettavo, perché generalmente viene giocato come Pokémon che sfrutta, no? Un po' la triple. Mi aspettavo Vaporeon in lead.
devo essere onesto. Bom. Bom. La prima partita ce la siamo vinta. E quindi abbiamo spezzato il primo muro. E avanti. Avversario trovato. Questo così non mi dispiace. Ex Camel Breaker con Iron Head spacca Minichium. Soffiamo Conk ma abbiamo in DD. Dai. L'ho presa. L'ho presa. Fa male, eh? Lui è una mazza, ma prende comunque una bella romba. Metterà la Trick Room probabilmente. No, con Kaldu prende tanto, ragazzi. Da Psychic sul tuo campo prende comunque tanto. Ignoriamo il Disguise. 60 secondo me. No. Sei bulky. You are bulky. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Vediamo chi entra. Chiaramente noi siamo potuti bene, lui probabilmente o non sapeva, non ha bisogno il breaker. Trapolish. Ecco, questo in realtà ci rompe un po'. Le scatole, eh? Io da una parte posso far follow Mimma. Metto il solicchio, così Dragovish mi fa meno e poi a sorpresa Dynamax, sparo la mossa Dynamax Psico, che lui non si aspetta. Se va di Crunch mi va comunque bene. Bellino, Didi. Verso terribile, ragazzi, cioè, verso Dynamax, forse quello di Toghe che si è peggio. Max Guard. CB. SCB. Ma noi ora la reggiamo.
di onda calda, no? The Eruption. Madonna, si farebbe veramente tanto male anche a Dracovic, però con Keldur Guts a primo attacco un po' mi disturba. Tiriamolo giù. Tanto se siamo bravi, Dracovic ci si arriva anche il prossimo turno, perché più uno in difesa della Key Berry dovrebbe farci reggere il crunch. Lo vediamo un po'. Esatto. Io avevo fatto Heatwave perché ho detto, se entra Vikavolt, perché magari lui vuole riciclarci con Keldur, così una volta passato il campo a McPunch su Escaldi, che ha un PS, muore. Questo per farvi una cronistoria del perché abbia scelto di fare una mossa del genere. Vediamo chi entra. Ehi. Ehi. Visto? Vitto? Io il Max Minestrone lo faccio lo stesso. Si protegge. Piglia un danno e lo porta in range di Iron's Power. Se non protegge, piglia un danno che è certamente interessante. Quindi lui andrà a doppio, anche magari di fulmine. E Spex mi tira giù, però lo rendi lì, il prossimo turno è lì. No. Buono. Lo dico? Lo dico o non lo dico? Ma sì che lo dico! Se non miss it wave, abbiamo vinto. Ovviamente, dovendo scegliere di missare, avremmo dovuto non missare nella slot di là. Ma vabbè! Ma vabbè! Ma vabbè! Ma dov'è il problema? E dai! E sì! Potevamo togliere Tolkor, Locacci sul lanciafiamme, eccetera. Ma... ho tanta paura che lui possa fare cose strane su Vileplume. Deve solo entrare una mossa al 90%. Boh. Alla fine non era difficile. Boh. Sfondiamo il Wall Gardevoir e ci manca il Wall Cresselia. Però per oggi abbiamo esaurito le tre partite, quindi non ce l'abbiamo fatta. Nella prima puntata non ce l'abbiamo fatta, e meno male, perché sennò io poi che facevo le volte prossime. Ma vi invito a seguire anche le prossime puntate dell'Attacco di Giganti, dove ripartiremo ovviamente dal primo muro. Ah. Penso ancora al primo match. Cosa ho sbagliato? Vabbè, ragazzi, io vi invito a lasciare mi piace, mi raccomando, nonché anche un commento e un'iscrizione. Voglio sapere la vostra, se vi piace questa trovata dell'Attacco dei Giganti, Max. E insomma, poi voglio sentire anche complimenti per il buon Claudio, perché sgobbia un sacco e se li merita. Ecco, oh, va detto. Un abbraccione, noi ci vediamo stasera 20:30, forse 21:45, forse 20:45, forse 21. Seguite la pagina, ma in ogni caso ci siamo su YouTube per buildare live di team building, quindi preparate le vostre idee per stasera. Ciao ragazzi.